Siamo all'interno della casa Giuseppe Di Vittorio. Oggi è la consegna dei primi regali ai bambini, i loro genitori che vivono all'interno dell'insediamento di Borgo Mezzanone. E questa giornata è stata resa possibile grazie al contributo, alle vostre donazioni, al vostro sostegno per consentire il diritto alla felicità, il diritto al sorriso, senza perdere mai di vista le ragioni della lotta, che questo diritto sia garantito a tutti. Quindi grazie a ognuno di voi, ognuna di voi. Siamo il Tigur Sound System e siamo qui a portare un po' di musica per supportare Abubakar, la Lega Braccianti e tutte le persone che abitano qui nel ghetto. Non è la prima volta che veniamo, quando possiamo raggiungiamo questo o altri ghetti con il Sound System o comunque con almeno qualche cassa per portare un po' di musica. Noi veniamo da Frosinone, io sono etiope, lui di Frosinone, e siamo e nasciamo come diaspora. C'è un incendio in corso, che attenzione, ragazzi. No. C'è qualcuno dentro? Chi c'è qua dentro? Via! Questo! No. C'è qualcuno? Scusate, eh! C'è stato questo vasto incendio, abbiamo sollecitato, allertato l'intervento dei vigili del fuoco sulla pista qui a Borgo Mezzanone, nell'insediamento dei braccianti, e c'è stata una pronta risposta che ha consentito di spegnere l'incendio. Sono andate a fuoco una decina di baracche, qui ci abitano esseri umani, però in queste condizioni gli esseri umani non possono più vivere. Occorre dare diritti, dare dignità. Eravamo qui per altro oggi, però questa situazione non può essere superata con l'assistenzialismo imprenditoriale, non può essere superata col colonialismo politico, ma va superato con il coinvolgimento, l'emancipazione e il protagonismo dei braccianti, che l'hanno dimostrato ancora una volta che insieme possiamo vincere questa sfida per affermare la dignità umana, i diritti e chiedere case a Borgo Mezzanone. Case! Vogliamo le case! Vogliamo i documenti! Questo vogliamo, la casa per vivere, perché in queste condizioni non si può più vivere. Questa è la lotta che la Lega Braccianti sta portando avanti.